E anche quest'anno siamo passati presso lo stand di Alessandra Nuvole a Torino Eventi. Ciao Alessandra. Ciao Mauro, ciao a tutti. Allora Alessandra, che novità ci sono quest'anno? Allora, le novità di quest'anno sono assolutamente gli allestimenti. Quest'anno abbiamo deciso di dare un'offerta in più ai nostri sposi, quindi di creare il loro contesto scenografico, di progettarlo e di realizzarlo all'interno della nostra agenzia. Quindi riusciamo a progettare e realizzare. Abbiamo studiato e siamo arrivati finalmente a questa condizione che da anni aspiravamo ad avere. Io, come ogni volta, ti chiedo quale consiglio possiamo dare agli sposi che ci stanno ascoltando. Ma allora, come sempre risponderei che il consiglio è quello di affidarsi ai professionisti. Ragazzi, voi vi approcciate per la prima volta ad un mondo in cui andate a celebrare e a realizzare un giorno molto importante. Non sbagliate, non perdetevi nei meandri di questa realtà, che invece è una realtà bellissima, basta solo trovare le persone giuste. Quanto tempo prima devono partire? Ma allora, i tempi nel corso della storia si sono abbreviati, riusciamo insomma a essere più efficienti. Chiaramente per selezionare i migliori fornitori prima si parte meglio, direi un anno per l'altro è la tempistica perfetta. Diciamo i periodi di giugno e settembre sono quelli più gettonati, quindi bisogna partire molto in anticipo. Sì, te avete intenzione di sfruttare quel periodo, giugno e settembre, su quelle date lì dovete avere un anticipo maggiore. Se invece, e questo è l'invito, a valutare date diverse, che possono essere il mese di maggio, il mese di aprile, che sono mesi belli dove a volte il clima è persino migliore, si hanno anche dei vantaggi economici a scegliere quelle date, quindi un consiglio. Io mi sono sposato a febbraio, pensa te. No, tu sei proprio, è avanti, Mauro è avanti. Va bene Alessandra, io ti ringrazio anche quest'anno e salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti e grazie.